Tutto quello che noi vorremmo essere, già siamo. E così l'ho formulato il titolo di questo lavoro che stiamo facendo insieme, questa passeggiata, questo viaggio che stiamo facendo insieme, mi piace molto la metafora del viaggio. No, facciamo un viaggio, andiamo a vedere, perché noi abbiamo già tutto quello che, per il quale, per la cui mancanza ci lamentiamo. Sapete perché ci lamentiamo? Perché non sappiamo chi siamo, perché non conosciamo bene le nostre potenzialità. Infatti, quelle rarissime persone che non si lamentano è perché conoscono le proprie potenzialità, ma non soltanto la propria potenzialità come qualcosa di potenziale, no, non così. Non in maniera teoretica, no, in maniera pratica. Uno conosce la propria potenzialità perché ne ha avuto esperienza, quindi ha un'esperienza, ha una conoscenza che nasce dall'esperienza, non una speranza di avere questo bene, quest'altro bene, questo talento, quest'altro talento, questa virtù, quell'altra virtù. Speriamo, ma che speriamo? Non c'è da sperare, c'è da conoscere. E chi conosce non spera, sa, non ha nemmeno fiducia in senso astratto. Avendo conoscenza, avendone fatta esperienza più di una volta, ovviamente, altrimenti uno pensa al caso, pensa al miracolo. Noi non dobbiamo pensare in termini di miracolo, ma in termini di graduale presa di coscienza, di consapevolezza di un fenomeno, e quel fenomeno siamo in grado di farlo accadere tutte le volte che vogliamo. I primi esperimenti non sono così entusiasmanti, soprattutto tra coloro che attivano talenti che non usano da chissà quando, o facoltà che non utilizzano da chissà quando. Neanche loro potrebbero dire da quanto tempo non fanno uso di certe facoltà mentali. Inizialmente c'è un po' di impaccio, ci sono una serie di ostacoli da superare. Il primo, sapete qual è? La sfiducia in se stessi. Per cui questa resistenza di fronte allo sviluppo del successo, di fronte alla riacquisizione di un'antica virtù o talento o capacità, quel recupero richiede un po' di sforzo. E lo sforzo è tipico di chi non ha la forza, perché chi ha la forza non necessita di fare sforzi. È quando la forza non c'è che si chiama sforzo. Noi sentiamo come doloroso, come penoso, qualcosa per cui non abbiamo ancora sviluppato la giusta attitudine. Ho cercato questo termine, attitudine, perché è proprio l'attitudine che voi dovete prendere in considerazione stamani. Chi ha la giusta attitudine ha già risolto oltre il 50% del problema. Quindi, intanto, se volete un successo duraturo, imparate a gestire le coppie degli opposti. Questa capacità, assieme a quella che vi ho appena descritta, e a decine che ve ne descriverei se avessi tempo, ma mi sono rifatto delle più importanti, quelle le più fondamentali, o semplicemente le fondamentali. Assieme alla capacità di differire, non voler ragione subito, non volere affermare subito tutto quello che, non hai tenuto di conto della capacità di comprensione del tuo interlocutore, della sua posizione, questo è un grande errore, è un autogol. Non ho mai giocato al calcio, ma ho sentito dire che c'è l'autogol. Insomma, sono quegli errori proprio con i quali uno si svaluta da solo,
si volge verso il fallimento da solo, perché se non ha tenuto di conto degli interlocutori di tempo, di luogo e di circostanza, ben poco ha da dire. Si è imparato a mente che deve tener di conto di tempo, luogo e circostanza, ma non sa che cosa significa realmente tutto questo. Magari per luogo intende luogo fisico, o soltanto il luogo fisico, o per circostanza la combinazione dei fatti. No, c'è molto di più da dire. E quindi c'è da diventare veramente capaci, perché noi abbiamo questa potenzialità. Quel che cercate ce l'avete già. Io con questi esercizi, prima di tutto con questa trasmissione di conoscenze, in secondo luogo facendovi da guida assistita, cioè con esercizi assistiti, con una comprensione assistita, vedrete tra poco voi potrete porre le domande che vorrete. E quale sarà il mio compito? È un servizio, io l'ho sposato come un servizio, capito? Mi sono sposato allo spirito di servizio. Il mio servizio è rendervi accessibile la comprensione. Voi ci mettete tutto quello che potete, e magari alcuni di voi ci arrivano anche da soli, ma per coloro che avessero bisogno di un piccolo aiuto, io sono qui per fare questo servizio. Il tema è straordinariamente vitale, è vitale, capito? Se noi trascuriamo questi aspetti, come dire, diventiamo consumatori di una cultura letale, che è il contrario di vitale, di una cultura letale, fatta di superficialità, fatta di frettolosità. Invece noi dovremmo, ora che si è arato il campo, con tutto quel che è sortito fuori, ora bisogna analizzarlo, bisogna prenderlo in mano e fare tutte le verifiche e le sintesi attraverso le verifiche. Due principi: imparare a differire. Ho sete, non bevo fino alla talora. Ho fame, non mangio fino alla talora. Mi è squillato il telefono, rispondo tra mezz'ora, perché ora sono preso da questo compito, ci ho messo 2 ore per concentrarmi, per risolvere questo problema, non devo interrompermi, altrimenti mi prendo un'altra ora e non pochi minuti per riessere al punto in cui sono lì. Cioè si deve fare in modo da imparare a differire i bisogni. Vado al bagno, non ancora. Vado a letto, non ancora. E poi sente la voce della ragione che dice: no, devi andare ora. Allora quello era un differire sbagliato, perché non è che tutto quel che si differisce è giusto. Una chiamata fisiologica naturale, è sbagliato differirla. Quindi uno deve andare quando c'è la chiamata. Non è fisiologica la chiamata dello smartphone. Oh, perché voi le mettete insieme le cose. Uno sente più la mancanza di compagnia, quasi la solitudine, se non ha lo smartphone, che se non ha se stesso. Ha smarrito se stesso da un pezzo e non se n'è ancora accorto. Se smarrisce lo smartphone se ne accorge dopo 5 minuti. Pensate che gabbia di matti è il mondo in cui viviamo, no? Ogni tanto diciamolo, mica vi offenderete. Questi erano i 2 elementi che volevo aggiungere per cominciare questo lavoro. Ma lo portiamo avanti. Vedrete che questo titolo ricorrerà più volte, con dei tour che ho intenzione di fare, perché il prossimo sarà a Milano, vi invito tutti e coloro che hanno già fatto questa esperienza di oggi a Milano potranno decollare meglio se non sono riusciti a decollare qui o addirittura portarsi a una quota più alta, ma non dovete farlo una volta, 2 volte sole, fatelo anche 3, anche 4, anche 5, anche 10. Non è che io sono qui a spacciare dei dogmi, che sono qui,
che vi convinco che le cose si fanno. No, io a miracoli non mi riferisco perché non a miracoli. Se qualcuno mi volesse regalare una sfera di cristallo, dico grazie, ma non ne ho bisogno, perché io necessito di questa continua pratica, perché noi le sfere di cristallo ce le abbiamo già dentro. Le bacchette magiche lo stesso. Quelle delle fiabe non mi interessano, quelle dei maghi non mi interessano. A me interessa che voi pensiate a un miglioramento progressivo che, come dice Patanjali, è collegato all'intensità con cui praticate questi insegnamenti che vi do e alla continuità. Intensità e continuità, scrivete per almeno queste due cose, intensità e continuità, e sempre tenete conto di una presenza costante che vi premia, si chiama coerenza.